10. Un'unità. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Una voce. In ognuno di voi qui presenti, strada facendo, si è affacciata l'idea che in colui che viene plasmato dalla via della conoscenza si manifesti qualcosa di ancora non ben definito, a portare la sua mente ad implodere. È infatti possibile parlare di un essere che diviene incapace di articolare i concetti di un tempo, quando ancora si poneva domande o si dava risposte che per lui avevano un significato. Quello che lo portava a proseguire lungo la sua meta evolutiva, perché ad un tratto quell'uomo si ritrova nella situazione in cui le domande che gli vengono poste e gli interrogativi nati dentro di lui cozzano unicamente contro l'insufficienza di una qualsiasi risposta. Con la medesima insufficienza, poi, lui si trova improvvisamente costretto a fare i conti persino riguardo all'esperienza che sta vivendo dentro la via della conoscenza. Come vi abbiamo spesso detto, qui avviene un continuo controprocesso della struttura della vostra mente, proponendovi concetti che nell'immediato vi affascinano, ma che in realtà sono insidiosi e paradossali, perché svuotano progressivamente la vostra mente dei suoi contenuti. Tempo fa è stato introdotto il concetto di disconnessione e vi è stato mostrato come ciascun essere sia disconnesso nei pensieri e nelle emozioni che lo attraversano e nelle azioni che lui compie. E come però la vostra mente sia di ostacolo a divenirne consapevoli, perché la sua funzione è quella di connettere tutto ciò che accade per darvi l'idea di un io, cioè di un centro unitario in cui identificarvi, che ha un'identità separata e distinta ed una continuità negli anni, pur nei molti cambiamenti a cui ogni essere va incontro. Alcuni addirittura parlano della continuità di un io che precede la nascita, le cosiddette vite precedenti, e prosegue oltre la morte fisica in quello che viene chiamato l'aldilà. La via della conoscenza mina pian piano i processi della vostra mente per portarvi a riconoscere di non essere quell'identità separata, cioè la sommatoria dei limiti in cui amate identificarvi, spesso glorificandoli, per poter poi dire di averli in parte superati. Il compito del controprocesso è anche quello di far cadere il velo che avete costruito per creare una barriera fra le vostre immagini mentali e la realtà. Voi non siete quel che il velo maschera, ma siete un'unità di tutti gli esseri che nel relativo sono attraversati dalla vita. Affascinato e contemporaneamente svuotato dal controprocesso, nell'uomo si apre un baratro, quello di chi sente sfuggirgli la possibilità di giocarsi le proprie carte a protezione di se stesso e di uno spazio, anche se minimo, nella vita, purché riconducibile a lui come individualità, perché in lui entra in crisi il bisogno di difendersi, di promuoversi e di dirsi: io in qualche modo ci sono. Io in qualche modo opero da protagonista, sia pure magari messo alle corde o sia pure magari confinato dal divino in un piccolo angolo. Provate ora ad immaginare l'apertura ad una visione profondamente diversa da tutto quello che abitualmente interpretate della vita. Stiamo parlando della scoperta di altro da voi, che è il mondo in sé, dove nulla più vi riguarda e dove non c'è posto per voi, intesi come un io agente. È una visione del tutto contrastante con la pretesa di essere quell'individualità distinta e separata che vi fa ricondurre ogni cosa
ogni accadimento ed ogni essere che incontrate ad una medesima matrice da voi creata, assunta come valida e poi coltivata. Nel mondo che è altro da voi, svanisce qualunque riferimento a una vostra centralità e si impone ciò che è, effimero ed impermanente, poiché appare e scompare, si accende e si spegne, affiora e sprofonda nell'inconsistenza, cioè nella sconfitta del vostro bisogno di consistenza. Il solo immaginare un mondo come questo può far perdere i riferimenti con il mondo del per voi, dentro cui vi siete creati solidità e continuità, per proteggervi contro ciò che emerge e che molto spesso vi appare diverso da quello che vorreste, altre volte addirittura temibile. Voi vi difendete dalle incognite della vita perché vi sembra di subirle e quindi mal le sopportate, non capendo che a volte, maldestramente, voi stessi le esasperate, rivolgendole contro di voi. L'accadere bussa e voi, se vi è possibile, vi sottraete tentando in tutti i modi di ritradurre in cibo per la vostra mente quel mistero che testimonia l'esistenza di altro da voi. Tutto ciò che accade è altro da voi, è un'offerta che giunge attraverso la vita in modo del tutto casuale ed estraneo ai vostri perché, ai chi, ai quando e ai come, attraverso i quali riferite tutto a voi, creandovi i vostri significati. Quello da cui vi difendete è la gratuità, cioè il modo del tutto immotivato con cui la vita si offre. Stiamo parlando dell'unico possibile atto d'amore che si ripete da sempre a vostra insaputa e che vi trascende. Un amore gratuito che non pretende di stabilire il punto da cui partire e dove fermarsi, ma scorre e tutto attraversa. Ed ora una precisazione. Nella via della conoscenza, vita, gratuità ed amore sono intrinsecamente uniti e perciò nessuno di essi può essere considerato a sé. Comunque, nelle pagine di questo libro verranno necessariamente articolate in tempi successivi, anche se sarà possibile ritrovare un qualche aspetto dell'uno e dell'altro in ognuno dei diversi capitoli. Noi vi diciamo che non è possibile comprenderli senza riconoscere che tutto ciò che si presenta è comunque vita, è comunque gratuità ed è comunque amore. Una qualsiasi distinzione concettuale fra amore, gratuità e vita è puramente ingannevole. Queste voci dell'oltre vi guideranno lungo queste pagine adeguandosi in parte alla vostra capacità di comprensione, ma continuando a sottolineare come gratuità, vita e amore siano tre concetti che parlano dell'identica cosa, ovvero sia di quel mistero che non può essere ritradotto coi vostri concetti. Non tentate di far vostro il mistero, perché ogni tentativo di comprenderlo vi porta lontano. Lasciate che la via della conoscenza apra un varco dentro di voi, sottraendovi i concetti con cui vi costruite un mondo che è per voi. Vita, gratuità ed amore non sono realtà dipendenti l'una dall'altra, ma sono un'unica realtà che riguarda la stessa indicibilità, che però voi potete comprendere a partire da tre diverse angolature. Quindi, parlando di vita, non si può non parlare anche di gratuità, che è amore immotivato, come non si può parlare di gratuità senza tener conto di ciò che la fa emergere dall'onda della vita, ma non si può neanche parlare di gratuità senza vedere in essa un infinito amore che nulla ha a che vedere con la pretesa umana di donare per perseguire un'utilità propria o altrui. Stiamo parlando dell'amore
che attraversa ogni essere e che è manifestazione di ciò che non ha sede in lui, perché lo trascende e rimane insondabile anche nel momento in cui lo esprime attraverso un'azione, un pensiero e un'emozione. Nelle pagine di questo quarto libro vi verrà mostrato come ogni uomo che percorre un sentiero che chiama evolutivo tenda a rappresentarsi un concetto della vita che sia ben funzionale ad una propria trasformazione interiore. Vi verranno offerte delle chiavi di lettura che potranno affascinarvi, ma anche penetrare in voi sotto forma di pensieri e di emotività, per tradursi in una diversa operatività che vedrete manifestarsi in modo non programmato. Tuttavia, non guardate alla via della conoscenza come ad un insegnamento che, mettendovi in crisi nei processi mentali e nel penalizzarvi nel vostro protagonismo, vi aiuta a fare dei passi in più ed a migliorarvi nel vostro percorso di trasformazione, perché allora non state capendo che la via della conoscenza può solo creare un vuoto dentro di voi, che è la scomparsa della vostra identità. Quindi non ostinatevi a pensare che la via della conoscenza possa condurvi verso un progressivo spogliamento che vi permetta di offrirvi alla vita diventandole utili. Questa pretesa di essere utili alla vita è solo un modo per mettere al centro ancora una volta voi, anche se è un centro in cui vi immaginate rimpiccioliti per far sì voi che altro trionfi. Quello che vi stiamo mostrando è uno dei tanti processi mentali di mascherato protagonismo che verrà continuamente messo in crisi dal controprocesso della via della conoscenza. Qui venite incoraggiati ad osservarvi ed a dubitare dei vostri processi mentali per scoprire quei meccanismi che tenete ben segreti, per evidenziare tutte le volte che la vostra mente vi trae in inganno e per riconoscere quanto usiate l'altro per sentirvi migliori e quante pretese mettiate in campo nelle relazioni e nel vivere quotidiano. Nel controprocesso si crea un'abitudine a dubitare di qualunque percorso di trasformazione interiore per smetterla di puntare lo sguardo su di voi e spostarlo su altro da voi, dal limite al non limite, in cui appare un mondo che non parla più di voi perché vi libera dalla prigione del vostro io. Però attenti, perché anche nel controprocesso può riaccendersi la voglia di sentirvi importanti, ed è quando, avendo spostato lo sguardo oltre voi, vi vivete come i protagonisti di quel passo in più, compiuto verso il tirarvi in disparte. Non è l'uomo l'autore della messa in crisi dei suoi concetti e del vuoto che si apre dentro di lui, ma è ciò che lo attraversa e che lo porta a comprendere come ogni fatto che accade intorno a lui sia sempre la negazione del suo protagonismo. La via della conoscenza dice all'uomo: tu non c'entri e nulla ti riguarda, quindi smettila di posare lo sguardo sul tuo farti piccolo con l'intento di progredire. Posalo su ciò che c'è, che è sempre soltanto altro da te. Fissa il tuo sguardo, ma non smettere di osservarti quando, puntando di nuovo l'attenzione su di te, ti racconti che ancora non ti sei fatto abbastanza piccolo da permettere che altro da te trionfi. Ed ogni volta che qui vi sentite dire che siete attraversati da altro da voi, non correte subito a pensare all'oltre, ma pensate a ciò che scorre dentro ed intorno a voi, a tutte le sollecitazioni e a tutte le possibilità offerte dal tempo che scorre e dall'accadere, in cui tutto è espressione di un'identica realtà che è l'unità dell'esistenza.
In questo libro vi dimostreremo anche come vita, gratuità ed amore, visti unitariamente, costituiscano ciò che la via della conoscenza chiama altro da voi. La vita è inafferrabile e quando si pretende di afferrarla si incontra solo la sua negazione. La gratuità non va compresa ma vissuta come realtà totalmente immotivata. L'amore si esprime nell'azione immotivata e priva di agenti. Non c'è nessuno da cui parte, nessuno verso cui è diretto e nessun motivo che l'uomo possa comprendere. All'inizio questo può sembrare sconcertante, eppure è proprio partendo da queste premesse che può aprirsi un diverso modo di vivere il quotidiano. Ed ora proviamo ad affrontare il primo dei tre argomenti, quello che riguarda la vita. Voce della quiete, vaiano@gmail.com